Il ROI aiuta gli investitori a valutare la performance di un investimento e a paragonare i vari investimenti tra loro. Poniamo caso che i figli di Joe chiedono un prestito al padre per i loro rispettivi business estivi. Joe dà ad ognuno di loro $100, a patto di dividere i loro profitti a metà con Joe alla fine dell'estate. La figlia di Joe apre una bancarella di limonate e il figlio di Joe compra tosaerba per lavorare ai prati. Con l'avanzare dell'estate i ragazzi lavorano duramente ai loro business. La figlia di Joe vende tante tazze di limonata e suo figlio tosa ogni prato del vicinato. Alla fine dell'estate il figlio di Joe ha guadagnato $500. Joe ne riceve 250, da cui deve sottrarre il suo investimento iniziale di $100. Ciò significa che a Joe restano $150 di profitto, un impressionante 150% di ritorno sull'investimento o abbreviato ROI. La figlia di Joe invece ha guadagnato $1000 e Joe ne riceve 500. Togliendo i $100 dell'investimento originale sono $400 di profitto, un enorme 400% di ROI. In questo caso Joe ha guadagnato $4 per ogni dollaro investito. La figlia di Joe ha fornito il miglior ROI. Il ROI è un'unità di misura che aiuta gli investitori a valutare gli investimenti nel lungo termine. Dunque, per questo video è tutto. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Li leggiamo sempre con molto interesse. E se il video ti è stato utile, non dimenticare di lasciare un mi piace qui in basso, perché ci aiuta a crescere e postare ogni giorno nuovi contenuti di qualità. Grazie ancora per essere rimasto fino a qui e a presto!